Buongiorno a tutti, un saluto a questo egregio tavolo, un abbraccio e un ringraziamento lo faccio anche come istituzione al presidente uscente. Capisco quando si vive profondamente la vita di un ente, di un'associazione, no? Dando tanto di sé, salutarla anche come atto dovuto è sempre un atto di grande emozione perché si rivivono in pochi secondi un percorso lungo e fatto di tante battaglie, qualcuna magari vinta, qualcuna persa, qualcuna in cui ci si è lasciato il cuore. Quindi la ringrazio anche come a livello istituzionale del lavoro fatto per l'associazione e per i tanti assistiti soprattutto. Beh, lasciatevi dire che per me è un grande onore aprire questo congresso a nome di Regione Abruzzo, portandovi saluti del nostro presidente Marco Marsilio, che è evidentemente impegnato in altri momenti di natura istituzionale. Davvero benvenuti in Abruzzo a tutti quanti voi. Io, scorrendo un po' il vostro sito, ho letto uno slogan che mi ha colpito, in cui ci siamo ritrovati tutti, dove si descriveva ANMIL come una grande associazione che vive da 80 anni ed è a servizio dei lavoratori e dei cittadini. Due nomi che in realtà costituiscono un'unica entità ed è l'entità per la quale entrambi, io come ente rappresentando un ente istituzionale, voi come associazione, siamo a servizio con ruoli e con responsabilità diverse, ma tutti i giorni il nostro impegno è in favore dei lavoratori e dei cittadini. E in questo impegno che ho assunto prendendo da qualche settimana il ruolo di assessore al lavoro, sento fortemente la responsabilità di promuovere non solo quelle norme che tutelano i diritti economici e normativi dei lavoratori, ma soprattutto le norme e anche i comportamenti che possano aumentare la consapevolezza dell'importanza della sicurezza dei posti di lavoro in favore dei lavoratori e delle lavoratrici. Un lavoro che è soprattutto di natura educativa e culturale. Non è un caso che uno dei primi bandi che ho promosso, su cui ho lavorato da assessore, pur essendo assessore da un mese, è stato proprio questo bando il cui finanziamento è arrivato da INAIL, che promuove nelle aziende, con un coinvolgimento attivo delle aziende e dei lavoratori e lavoratrici, proprio la cultura della sicurezza sui posti di lavoro. E insieme all'assessorato al lavoro ricopro anche la delega alle attività produttive. Per la prima volta in Abruzzo abbiamo messo insieme lavoro e attività produttive, nella consapevolezza che questo abbraccio ideale tra due settori che sono stati sempre, hanno viaggiato su due binari diversi, fosse indispensabile per proteggere le aziende, ma a maggior ragione per offrire la massima protezione possibile sia per le politiche passive, ma soprattutto per le politiche attive, per i lavoratori, nella consapevolezza che sposiamo anche lo slogan di questo congresso, sempre un passo avanti. Dobbiamo anche noi come istituzione stare un passo avanti e cogliere le opportunità che ci vengono anche dall'Europa. L'Europa ci spinge ad uno sviluppo sostenibile del nostro paese e della nostra regione. Di questo sviluppo sostenibile se ne può fare una ragionevole concretezza solo se uniamo alla sostenibilità ambientale di cui sentiamo parlare tutti i giorni e alla sostenibilità delle governance, quella sociale. La sostenibilità sociale che si declina non solo nel welfare aziendale, ma soprattutto nella promozione di tutto ciò che si può fare per la sicurezza sui posti di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Promuoviamo con i nostri bandi lo sviluppo sostenibile sociale e soprattutto ci impegniamo, ci stiamo impegnando, ma ci impegneremo ancora di più a promuoverlo nelle scuole. Consapevoli che le sanzioni sono importanti, devono essere applicate, ma prima di arrivare al momento sanzionatorio occorre promuovere la cultura del rispetto delle regole e del rispetto di comportamenti virtuosi per
quando si è sul posto di lavoro, iniziando proprio dalle scuole. Su questo, insieme all'assessore che si occupa della scuola, abbiamo idea di promuovere una rete di incontri. Vi coinvolgeremo e dovrete stare al nostro canto per fare in modo che nel futuro ci siano sempre meno infortunati, siano sempre meno le vittime, non solo di incidenti mortali, ma anche di infortuni che ledono profondamente la qualità della vita di chi è infortunato, ma anche di quelli che gli sono accanto. Quindi chiudo con la stessa promessa che ha fatto il presidente uscente: noi vi saremo accanto in ogni momento in cui è necessario che la regione ci sia, per tutte le attività, le attività normative, ma anche le attività politiche in cui si possa promuovere il messaggio di Anmit. Buon lavoro e complimenti e grazie per tutto quello che fate per i vostri assistiti. Grazie assessore. Buon lavoro. Grazie assessore.